però mi sono diplomato. E fra 20 anni come mi vedo? Non lo so, a me non piace pensare. No, anche perché se tutte le volte che pensavo al futuro, o tutte le volte che ho sognato a occhi aperti o mi immaginavo qualcosa, mi è sempre andato storto qualcosa. Perché da lì ho capito che bisogna guardare il presente. Il passato sicuramente, perché gli errori che hai fatto, delle cose buone che hai fatto in passato ti servono nel presente. Però nel futuro io penso che si coltiva col presente, giorno dopo giorno. E il consiglio più bello che hai ricevuto, più importante forse, più che più bello, che hai ricevuto nella vita, qual è stato? Ma sempre da mio padre, cercare di essere sempre umile, capire che non ti regala niente nessuno e capire anche che c'è gente che sta peggio di me e non di cercare di aiutarli se c'è la possibilità. Quanto conta l'amicizia nella tua vita? E soprattutto riesci anche a hai creato mai un'amicizia profonda nell'ambito professionale? È dura perché noi calciatori giriamo tanto.